Siano lodati Gesù e Maria. Anche quest'anno, fratelli carissimi, ci siamo ritrovati numerosi in questa chiesa che custodisce questa bellissima immagine di San Rocco, e quanto più la guardo più mi innamoro nella sua semplicità, austerità e nella sua espressività. Perché vedete, fratelli carissimi, la Chiesa ci propone i santi da venerare non soltanto perché loro sono dei nostri intercessori presso Dio. Tanti devoti di San Rocco lo sono perché hanno bisogno del suo aiuto, hanno bisogno del suo aiuto, e magari dopo che lo hanno ottenuto sono sempre devoti come atto di amore e di ringraziamento per le grazie che lui ha ottenuto da Dio per loro. Però la Chiesa ci propone la venerazione dei santi anche e soprattutto in quanto modelli, in quanto esempi da imitare. Se il santo non diventa un esempio da imitare, il rischio che diventa un idolo c'è. Non diciamo che è alto e basso il rischio, ma c'è. Perché il nostro unico Dio, Signore, da adorare è Gesù, è il Padre, lo Spirito Santo e la Santissima Trinità. Ora, fratelli carissimi, noi conosciamo l'esperienza storica di San Rocco, gli esempi che ci ha dato nel suo lungo pellegrinare, nel suo lungo emigrare, utilizzando un termine della prima lettura. Ma con voi vorrei sottolineare soprattutto l'esempio che San Rocco ha dato nel fare il bene, certamente verso gli ammalati, verso gli appestati, ma tutte le persone che hanno incontrato San Rocco hanno potuto sperimentare in lui quanto Dio ci vuole bene, quanto Dio ci ama. Allora la domanda che ci dobbiamo porre oggi, fratelli, nella festa di San Rocco è questa: per me è più importante fare il bene o ricevere il bene? Fare il bene o ricevere il bene? Perché vedete, nella domanda che San Pietro ha rivolto al Signore Gesù: Signore, ma quante volte devo perdonare i miei fratelli? Noi tante volte nel fare il bene pensiamo che c'è un limite, perché per ogni cosa c'è un limite, allora c'è il limite anche nel perdonare. Ma Gesù smonta questa teoria dicendo che non dovete perdonare soltanto 7 volte, ma 70 volte 7, cioè sempre. In italiano, nella parola perdonare, c'è la parola donare, non è la parola composta. Per donare, donare per amore di qualcuno. Quindi il perdono cristiano è un dono. Rientra in quella domanda che abbiamo fatto prima: è importante fare il bene o ricevere il bene? È importante dare o ricevere? Donare o ricevere? Guardate, fratelli, il Signore dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Eppure l'impressione è che molti cristiani sono impantanati sul ricevere. Cioè per loro sia più importante ricevere bene piuttosto che dare amore, fare il bene, essere generosi. E se si tratta di perdonare, cioè di condonare un debito, soprattutto un debito morale di una persona che mi ha fatto del male, mi ha ferito, e tante volte vi assicuro che sono più i film che noi che ci facciamo nella testa, utilizzando, perdonatemi, un linguaggio prosaico usato dai giovani, no, questo film farsi nella testa non è proprio, ecco, che siamo più noi che ci immaginiamo che gli altri ci hanno fatto, ci hanno detto, ci hanno umiliato, ci hanno... Che poi la realtà dei fatti, ecco, perché purtroppo in noi è operante la ferita del peccato originale, per cui se non accettiamo di umiliarci e toglierci questi occhiali neri davanti agli occhi, noi vedremo sempre nero e tutti saranno neri coloro che ci stanno intorno. Allora vedete, fratelli carissimi, quanto è importante il donare anziché il ricevere. Perché se per me è molto importante il ricevere e non dono mai, anche il ricevere, come i santi, può diventare una idolatria. Sapete che cos'è l'idolatria? L'idolatria significa che io di qualcosa o di qualcuno ne faccio
un idolo, cioè un Dio, quindi non c'è niente di più importante che questa cosa. Vi immaginate qualcuno che si fa idolatria del ricevere? L'idolatria del ricevere mi porta addirittura al pretendere. La pretesa di ricevere un bene è l'idolatria del ricevere, perché la cosa che conta è ricevere il bene, ricevere il bene. No, nel cristianesimo non funziona così, per i cristiani non funziona così, perché la croce è dare la vita, la croce è dare la vita. E il Signore ci insegna che se tu dai, ricevi, se tu dai, ricevi. Ma il Signore, Lui dona continuamente amore e noi possiamo riceverlo quanto lo vogliamo, se solo ci credessimo. Allora, fratelli carissimi, la parabola evangelica che abbiamo ascoltato è proprio una parabola emblematica su questo tema, perché si parla di giustizia e di misericordia, di giustizia e di misericordia. Un tale doveva a un re 10.000 talenti, aveva questo debito immenso, immenso. Allora il re voleva vendere lui, la moglie e i figli per avere indietro quello che gli doveva. Uno dice, ma come, deve vendere i figli? Sì, adesso nella cultura odierna questa cosa sarebbe assurda, no? Però semplicemente il re voleva fare giustizia. Lui aveva un credito e tu mi devi dare ciò che è mio. Io ti ho dato 10.000 talenti, tu me li devi ridare, in un modo o nell'altro me li devi ridare, questo si chiama giustizia. Se non che quest'uomo lo supplica, ti prego, abbi pazienza, ti condonerò il debito. Allora il re, che è tanto buono, vedendo che pregava, e sottolineo che pregava, proprio perché pregava, ha detto, va bene, tu mi devi dare tutti questi soldi per giustizia, facciamo una cosa. Non mi devi dare più niente, per misericordia. Cioè io ti dono tutto. Erano miei, te li dono a te. Non mi devi dare più niente, sono tuoi. Capite che cosa è il donare? Il donare. Bene, noi siamo questo povero sventurato, che nei confronti di Dio abbiamo un debito infinito, dovuto ai nostri peccati. Tutto il male che abbiamo fatto nella nostra vita, e anche quello che non abbiamo fatto, che l'abbiamo ereditato da Adamo ed Eva, no? È un debito infinito nei confronti di Dio, un debito infinito, che certamente Cristo ha pagato all'Eterno Padre, utilizzando un linguaggio della notte di Pasqua, ma che anche noi dobbiamo collaborare a restituire a Dio quello che gli è dovuto. E il Signore, tutte le volte che noi gli chiediamo perdono, soprattutto nel sacramento della confessione per i peccati gravi, Lui usa misericordia, misericordia, misericordia. Tu meriti questo, tu mi devi dare questo e io ti perdono. Tu hai fatto questo e io ti perdono, e io ti perdono, e io ti perdono. Quante volte il Signore ci ha perdonati. Ma se il Signore ci perdona è anche perché vuole che noi perdoniamo ai nostri fratelli. Perché questo stesso tale aveva un credito di soltanto 100 dinari d'argento, 4 sciocchezzuole nei confronti di un altro. Uè, lo ha preso per il collo, paga quello che devi, cioè non è stato capace di dare, non è stato capace di dare perché era bloccato nell'idolatria del ricevere. Ecco allora il Signore che conclude: se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello, cioè se non donerete tutto voi stessi, tutto il vostro cuore al vostro fratello, il Signore farà giustizia. Passerà di nuovo dalla misericordia alla giustizia. Chiediamo quindi, fratelli carissimi, l'intercessione di San Rocco non soltanto per i nostri bisogni materiali, cioè non soltanto a chiedere per ricevere, ricevere, ricevere. Noi siamo già ricchi di tanto, siamo già ricchi di tanto. Cos'altro abbiamo bisogno? Se abbiamo la grazia di Dio, abbiamo tutto. Se abbiamo l'intima fusione con la volontà di Dio, abbiamo tutto. Se abbiamo l'amore di Dio, l'amore di Maria, l'amore dei santi, degli angeli, se siamo in pace con il paradiso, se siamo in pace con tutti i fratelli, che cosa ci manca? Non ci manca niente, non abbiamo bisogno di nient'altro. E allora a San Rocco dobbiamo chiedere una grazia. San Rocco, aiutami a passare dalla idolatria del ricevere alla generosità del dare. Rendimi un uomo pronto sempre a dare e a perdonare 70 volte 7, cioè senza misura, per sempre. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre.